Ci siamo appena svegliati e adesso credo che andremo a Civita di Bagnoregio. Siamo sempre a Bassano in Teverina e fortunatamente oggi la giornata è molto più aggraziata. Spesa fatta, siamo pronti? Yes! Entrare una, prendere l'asino e tornare alla casa. Comunque, stanco di queste cose, presi le mini e si parla al sole. Allora, ci hanno detto di Sant'Angelo, un paesino qua vicino. Paese delle fiabe, con questi murales. Quindi siamo diretti a Sant'Angelo. Ma noi prima eravamo lì, c'è l'Eno. Praticamente questo paese, se non ho capito male, lo sta decorando l'Accademia di Belle Arti. E quindi è un paesino ricco di murales. E infatti è chiamato il paese delle favole. Paese delle favole, anche borgo. E il borgo che rinasce. Borgo che rinasce, questo è un progetto di riqualificazione del borgo. Direzione Civita di Bagnoregio. Stiamo tornando indietro perché abbiamo visto una chiesetta rossa nel bosco. La causa del suo isolamento è la progressiva erosione della collina e della vallata circostante che ha dato vita alle tipiche forme dei calanchi e che continua ancora nel XXI secolo rischiando di far scomparire la frazione, per questo chiamata anche la città che muore o più raramente il paese che muore. Questa città ha 2500 anni, è stata costruita dagli Etruschi. Alla base c'è cioè questa parte tufacea, mentre sopra uno stile rinascimentale medievale. Medievale sentiero continua, però per motivi di tempo ci fermiamo qui. Ci lasciamo Civita alle spalle, siamo diretti a Lago di Bolsena. With Japanese.